Un'anziana di 80 anni, sorpresa e aggredita, rapinata e picchiata in casa sua da un uomo molto più giovane di lei, ha avuto la forza e il coraggio di reagire, ferendo al volto il malvivente e chiamando aiuto, riuscendo quindi a farlo arrestare. È la storia di una pensionata siciliana di Termini Imerese nel palermitano. L'uomo arrestato è un 50enne della zona che, come accertato dagli inquirenti, conosceva la vittima e i familiari e per questo l'aveva individuata come bersaglio, sapendo che era da sola in casa. Durante la notte si è intrufolato nell'abitazione della pensionata, rompendo la porta finestra di un balcone e sorprendendola nel sonno. L'ottantenne ha però reagito e ferito al volto l'aggressore, che l'ha brutalmente picchiata. Le sue urla hanno richiamato l'attenzione degli altri condomini del palazzo, che hanno avvisato le forze dell'ordine. Il rapinatore nel frattempo è riuscito a sottrarre circa 150 euro in contanti dalla casa e a darsi alla fuga dallo stesso balcone da cui era entrato. La sua fuga però è durata molto poco. Il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese, dopo la convalida del fermo, ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la propria abitazione.